Oggi vi presenterò un make-up molto molto sparkling. Sugli occhi un bellissimo fucsia della nuova linea dello Sparkle, linea Sparkle, nuovo colore fucsia, bellissimo, come potete vedere, però mescolato con toni molto più serali. Ho usato tanto nero e quindi il risultato è uno smoky molto accentuato, ma è un'occasione anche per far conoscere questi bellissimi gloss, quello che ho su oggi della linea Glittering Gloss, nuovissimi gloss Lila. Quello che ho su oggi è un rosso, il numero 6, che trovo molto bello da abbinare al trucco viola degli occhi, ma la gamma si completa di rosa, oro, bianco, argento, fucsia, bellissimi tutti quanti. E ho abbinato il trucco degli occhi anche al trucco, chiamiamolo trucco, delle mani, lo smalto della nuova linea Ceramic Effect, il bellissimo fucsia ed è il numero 9. Spero che questo trucco vi piaccia e se volete vedere come l'ho realizzato basta seguirmi. Oggi utilizziamo il nostro Smoky Eyes di un colore molto bello, molto vivace, un fucsia. E prima ho applicato ovviamente la mia base per il viso utilizzando il fondo Cipria, una base liquida dall'effetto opaco, satinato, il mio numero è il numero 4. Poi applico un fard, questo è il farcotto, il farcotto numero 5, e lo utilizzo come se fosse una sorta di terra su tutto il viso, in questo modo, scaldando proprio leggermente il colore del fondo. Poi utilizzo un colore rosato sulle guance, questo è un far compatto, il numero 7, bellissimo rosa con dei riflessi dorati. E lo applico solo sulla guancia, sorridendo sempre, con movimenti piccoli e circolari. Ok, adesso passiamo al trucco degli occhi. Utilizzo una matita ombretto, la nera, la numero 13, proprio come base per i nostri ombretti. Non ci preoccupiamo della precisione, anche perché questa matita verrà proprio utilizzata come base, quindi sarà sfumata. L'applico comunque su tutta l'arcata. Poi con il nostro pennello da correttore la sfumo. Ora che abbiamo sfumato la matita per bene, andiamo a passare all'applicazione del nostro ombretto. Questo è un bellissimo ombretto nuovo, un colore nuovissimo, numero 15 della linea Sparkle. Lo vado ad applicare con il nostro pennellino proprio nella parte centrale dell'occhio. Ora della stessa linea, ma questa volta utilizzerò il numero 2, il nero della linea Sparkle. Andrò a coprire la parte restante della matita. In
in questo modo e poi proverò sempre con il pennino una sfumatura a tirare un po' verso l'alto il colore. Ora per l'arcata sopraccigliare utilizzerò un prodotto nuovo, una linea di ombretti che si chiama Eye Pure Eyeshadow. Utilizzerò il colore numero 4, un rosa molto Barbie, un rosa di Barbie. Lo applicherò su tutta l'arcata sopraccigliare, andando anche un po' sul nero. E anche all'interno dell'occhio, in modo che i colori si sfumino tra di loro e prenda anche un colore ancora diverso. Come vedete, la parte all'interno dell'occhio è diventata un po' più viola, quindi si creerà, diciamo, la sfumatura da sola. Questo è un ombretto che si può utilizzare anche sul viso, quindi questa volta prendo un pennello a ventaglio, prelevo un po' di polvere e l'applico solo nella parte alta dello zigomo, in questo modo. Ora, con una matita eyeliner resistente all'acqua, la Black Eyeliner Waterproof, la numero 1, la nera, vado a disegnare la parte al di sotto dell'occhio. La congiungo con la parte superiore e poi traccio anche la linea vicinissima alle ciglia. Ok, per la parte interna dell'occhio invece utilizzerò una matita Kajal nera. Ora passiamo al mascara. Utilizzerò il Love for Lash, mascara dall'applicatore in elastomero, ottimo per pettinare, incurvare e volumizzare le ciglia. Ora che il mascara è stato applicato e ancora un po' bagnato, applicherò dei glitter già in mascara fucsia, solo nella parte centrale dove ho applicato l'ombretto. Ho scelto un gloss rosso, bellissimo, la linea nuova dei Glittering Gloss, questo è il numero 6. Lo stendo in modo molto morbido, senza tirarlo, anche perché è molto bello il glitter. Così visibile. Vedete che bello, un effetto proprio specchio, bellissimo.
un colore che si sposa benissimo col viola. Ecco, il trucco così è completato, spero vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!